tutti e benvenuti su Ci penso io. In occasione di Halloween, la mia amica Enrica mi ha chiesto di realizzare per suo figlio Riccardo un costume da Demogorgone. Vediamo passo passo che cosa ho fatto per realizzarlo. Un passamontagna da neve sarà la base della mia maschera. Su un foglio A4 tagliato a metà vado a disegnare il petalo del Demogorgone e lo ritaglio. Una volta ottenuta la sagoma del mio petalo, vado a riportarla per 5 volte sul foglio di carta crepla nero. Dispongo i miei petali neri intorno all'apertura per gli occhi del passamontagna. Quando trovo una combinazione che mi piace, vado a numerare con un pennarello i petali in modo da non confondermi. A questo punto prendo il primo petalo e lo vado a trasferire su un tessuto di pannolenci rosso. Lo ritaglio e poi procedo con gli altri petali. Ritaglio delle striscette di gomma piuma e dei pezzettini non troppo alti. Abbino il petalo rosso a quello nero, incollandoli, lasciando un po' di spazio per poter inserire all'interno la gomma piuma. Sigillo con la colla a caldo e lo fermo con delle mollette per i panni fin quando non sarà completamente asciutto. Procedo così per gli altri petali. Quando sono ben secchi, con la colla a caldo li vado ad attaccare lungo il bordo del passamontagna, così come avevo visto in precedenza. Mi aiuto sempre con delle mollette per tenerli fermi. È il momento di decorare. Sempre con la colla a caldo vado ad attaccare i denti della precedente maschera del Demogorgone che avevo realizzato. Tutto intorno al bordo degli occhi e sopra i petali. Non mi resta che dipingerla. Userò l'acrilico rosso, il nero e il marrone per dare profondità al mio mostro. Ecco la mia maschera finita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche e seguitemi su Instagram e su Facebook. Ma soprattutto mandatemi le vostre richieste. Non preoccupatevi se sembra questo. E intanto, ci penso io. Ciao!